Ciao bellezze! Oggi vi volevo far vedere le cosine che ho preso da Wycon. Allora, la collezione nuova mi è piaciuta tantissimo, però diciamo che sono stata brava. Infatti, mi sono veramente regolata, anche perché ho deciso realmente di non esagerare, non comprare tutto e non esagerare. Ma mi è piaciuta veramente tanto, tanto, tanto questa collezione. È una collezione veramente coloratissima. Sto guardando appunto solo le scatoline, sono meravigliose. Si chiama Exotica e mi è piaciuta veramente tanto. Mi ispirava quasi tutti i prodotti. E poi però sono andata in negozio. Un pochino ciacciato e ho fatto le mie scelte. E anche la palette occhi, veramente molto carina, colorata, solo che ho detto: dai, ho tante palette, ho tanti colori, ho già quei colori. E allora poi ora vi dico che scelta ho fatto e il perché soprattutto. Però intanto cominciamo subito con la prima cosa che proprio quella ero già sicura che volevo. E anche alla prima volta che l'ho vista proprio anche sul sito, ho detto quella sicuramente la prendo. Allora, intanto la scatolina è questa, veramente carina, da un che di, cioè, troppo bellina. Mi viene voglia di andare in un paese al caldo, su un astraio, con le palme, non lo so, cioè, bella da morire. Allora, sto parlando della Paradise Bronze Sun Power Powered, no, no, Powder Power, c'è cioè il potere, capito? La forza del potere viene a me. Vabbè, allora il packaging è molto carino, specchiato così in plastica. E il prodotto è questo qui. Praticamente ho detto: vabbè, questo no, mi piace troppo perché ha l'illuminante, i due blush e la terra. Quindi io questa qui l'ho già usata, con parole mie ce la posso fare, eh. L'ho già usata e mi piace tanto, questo blush è meraviglioso, meraviglioso e molto scrivente. Questo, anche questo è molto carino, un pochino meno scrivente, l'illuminante è bellissimo, la terra è molto bella, scura. Io ho provato a farci anche un po' di contouring, è una terra un po' strana, devo dire la verità, perché è scura ma dentro comunque ha del rosso, cioè è molto calda come terra. A me il contouring caldo mi piace, anzi forse mi piace più un contouring forse un po' più caldo che quello più freddo, perché vedo che mi ingrigisce troppo il viso, forse per i miei colori, per i capelli, per il colore, comunque per i miei colori in generale, che sono colori un pochino più caldi. Trovo che un contouring un pochino più caldo no, mi stia meglio. E questa non è male, forse ci vuole un pizzico di abbronzatura perché ora veramente sono ancora molto bianca. Però sono veramente quattro prodottini in uno validissimi. Vi faccio così, gli swatch. Ho ancora gli swatch, eccolo qua. È molto scrivente, eh. Questa è la terra, poi che vi faccio vedere l'illuminante. Questo è l'illuminante. Anche gli altri, anche l'ultimo che è il blush quello rosa, che comunque alla fine non è neanche così poco scrivente. Ecco, questi sono gli swatch. È una palettina molto carina, compatta. L'unico difetto che trovo, veramente l'unico credo, è che è un po' piccola. La potevano fare un pochino più grandicella, perché le cialde di per sé sono un po' piccolette, però insomma per il resto basta trovare un pennello adatto. Ora il mega pennello da terra qui è un po' difficile, ecco, ci vuole dei pennelli un pochino più in precisione o comunque un lato del pennello, insomma per quanto riguarda i blush e l'illuminante non c'è problema perché comunque andiamo in precisione. Magari la terra, ecco, è un pochino piccolina, però è molto 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 bello e sono stata contenta di averlo preso. Poi, altra cosina è stata questa,
perché mi vedete su oggi veramente in maniera oscena, come se non ci fosse un domani, non ho messo 85 kg, ebbene sì, ed è il blush, che a me questo mi è piaciuto tantissimo subito, perché un colore del genere, sinceramente, forse non ce l'ho, mi sono stupita anch'io, devo dire la verità. Sto parlando quindi dello 02 Perfect Peach. E allora, stavo dicendo, mi dispiace, mi si è spenta la telecamera, improvvisamente morta. E dicevo che ho preso questo blush e ho voluto prendere appunto lo 02, che è questo colore che mi vedete oggi veramente in quantità badilate di blush. E effettivamente oggi ci ho dato e mi è piaciuto tantissimo il colore. Anche gli altri colori erano bellissimi, però ho voluto prendere proprio questo perché è un colore opaco innanzitutto, e questo colore che è un pesca aranciatino, invece che il solito blush, ce n'era uno color malva bellissimo, però a riborda prendo sempre le stesse cose, no, acquisti oculati. Ed è appunto quello che vedete, che è veramente pigmentatissimo, ma proprio molto. E oggi ci ho dato un tocco, veramente un tocco, una sbordata, come dico io, di colore, perché già il tempo è grigio, veramente, mamma mia, una tristezza. Comunque, tutto questo per dirvi che i blush sono fantastici. Poi, come vi dicevo prima, la palette occhi, cosa ho fatto? L'ho guardata, ma esiste anche una palette ombretti, illuminanti, volevo dire. E quindi guardavo questa, guardavo quella, alla fine mi sono fatto un ragionamento, fra me e me, e ho detto, la palette ombretti mi piace, è bella, però quei colori ce li posso avere, perché c'era dei belli aranciati, c'era un celeste, comunque colori che, ecco, ce l'ho. Gli illuminanti invece avevano dei colori particolari e a mio avviso sono tranquillamente utilizzabili come ombretti. Quindi ho detto, nella mia super intelligenza da super deficiente quale sono, no vabbè, e insomma, alla fine, in parole povere, ho preso la palette illuminanti. Tutto questo per dire che questa palettina è veramente ganzissima, nel senso che sì, sono illuminanti, però io li sto usando tantissimo come ombretti anche oggi. Io ho usato praticamente due di questi colori, perché ci sono dei colori, eccoli qua, che secondo me sono quasi più degli ombretti che non degli illuminanti, tipo questo, cioè, guardate cosa non è, è bellissimo, ma ora sinceramente, per carità, io non mi vergogno a mettere un illuminante viola, lilla, però diciamo che è un po' meno portabile, come anche questo. Allora, ecco, lo metto qua accanto al lilla. Vedete, è quasi più un blush. E infatti cosa ho fatto oggi? Ho messo il blush e quello lì che avete visto prima, e poi ho messo questo qua, vedete, l'ho messo qui. Questo qua fa un po' un effetto, mi ricorda un pochino Orgasm di NARS, un pochino quell'effettino lì, molto luminoso, però è più un blush quasi che un illuminante. Tutto il resto sono molto belli, anche questo, per dire, bellissimo, ma questo è tranquillamente utilizzabile come ombretto. Quindi mi sono detta, ma perché non prendo allora una cosa che comunque sì, ce l'ho delle palette illuminanti, ma ce n'ho veramente poche, ce n'ho due. Sì, due mi sembra. E prendiamo una palette di cui, insomma, un pochino diversa, che magari mi può dare anche altre opzioni di uso,
E che comunque ci posso truccare anche gli occhi, ma che gli illuminanti, io in questo periodo sono praticamente drogata di illuminanti, forever and ever, ovunque, cioè notate veramente la spara frecciantissima di illuminante che ho. Quindi mi sono detta, vai, prendiamo questa, e mi sono decisa e ho preso lei. Comunque sono molto carini, lo specchio è grande, questa è la palette che comunque è compatta, vedete, ed è praticamente la stessa grandezza della palette occhi, praticamente sì. E a me piace, è piaciuta tantissimo, questa la sto molto utilizzando e non vi nego che sia questo che questi sono veramente, li sto utilizzando tutti i giorni e quasi li volevo mettere nei preferiti d'aprile, se non che li ho comprati da 4 giorni e quindi non mi sembrava proprio il caso di metterli perché, cioè, comprati ora. E niente, detto questo, la collezione mi è piaciuta veramente tanto, 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 molto bella e quindi ne vale proprio la pena, mi è piaciuta tanto, tanto. Vi mando un bacio. Alla prossima, ciao a tutti!